3 anni. Da 3 anni Gesù di Nazaret attraversa i villaggi e le città della Galilea, della Samaria e della Giudea. Da 3 anni annunzia il regno di Dio e dà testimonianza del Padre nelle sinagoghe e nelle strade, tra i sani e gli ammalati, tra i ricchi e tra i poveri. Da 3 anni il mistero di quest'uomo si irradia ovunque egli si trovi e mette in crisi coloro che si accostano a lui. Da 3 anni, ma nessuno riesce a capire chi sia veramente costui, le cui parole ed opere irritano e sconvolgono alcuni, mentre danno gioia e speranza ad altri. Da 3 anni. Ma ora il cammino del Nazareno si è quasi concluso e il suo dramma di essere Dio sta per giungere a compimento. Tetra e scura come non mai, cala la notte sugli uomini, sugli animali e sulle cose. Un'atmosfera torbida ed inquietante avvolge i palazzi del potere, dove i pontefici, i farisei e gli anziani del popolo tengono consiglio e tramano contro il Nazareno. L'ora delle tenebre s'avvicina e Satana ha già messo in cuore a Giuda di tradirlo. Ma Cristo continua a parlare d'amore e a rendere testimonianza alla luce. La legge dice: il profeta che pretende di dire nel nome di Dio cose che Dio non ha comandato è un bestemmiatore. E quel profeta morirà. Io dico, se questo Gesù è un falso profeta, è un bestemmiatore, non è meglio che muoia lui solo piuttosto che far perire tutta una nazione? Sì, io sono d'accordo. Un uomo chiede di parlare col sommo sacerdote. Fallo entrare. Giuda, sono giorni che ti faccio cercare. Non ti hanno visto col maestro.
Dove sei stato? Avevo bisogno di decidere su cosa fare. Sembravi sicuro del fatto tuo. Una volta sì. Ora non sono più disposto ad essere un suo discepolo. Che chiede quest'uomo? È uno dei seguaci del Nazareno. Cosa cerchi a quest'ora della sera? Sono un discepolo di Gesù di Nazareth e cerco la vostra pietà se pur la merito. Sono un povero uomo. Ho vissuto come un vagabondo. Quante volte mi sono odiato per la mia condizione? Poi un giorno conobbi il Nazareno. Lo seguii, lo adorai. Forse credendo che egli fosse il Messia. Ma poi capii che era solo follia. Che ci dici di lui? È un ingrato, un indegno, nemico di Israele, di cui si oppone alle leggi. È orgoglioso e superbo. Si fa chiamare re di tutti i re, anche se è solo un mago malvagio. Consapevole dei suoi peccati, egli mi guarda in mal modo. Ma io non ho paura. Da Betania è venuto a Gerusalemme. E oggi è qui per far la Pasqua. Se volete, Gesù, posso consegnarvelo. A voi, volete il Cristo? Io solo posso darvelo. In cambio di cosa? Denaro? Ma noi lo vogliamo solo dopo la Pasqua. Io posso darvelo ora. Finché non l'avrei fatto, non sarai pagato. Conosco ogni suo movimento. Alle 2 della notte mandate ad incontrarmi alcuni soldati sul Monte degli Ulivi. Io vi aspetterò là. E con grande facilità avrete il Nazareno. Il prezzo? 30 denari d'argento. Mi sembra equo per il re dei giudei. Paghiamolo adesso. Dove sono le monete? Sono qui. Datele a lui. Non è importante il denaro, sommo sacerdote. Prendele. Prendele e spera in una paga più sostanziosa. Fidatevi di me. Malco, prendi gli uomini sufficienti all'impresa. Segui quest'uomo al Monte degli Ulivi. Con lui stabilirai come prendere il Nazareno. Andiamo. Se Gesù è il Messia, Dio non lo abbandonerà. Se invece non lo è, allora avremmo aiutato Israele a salvarsi dall'ennesimo falso profeta. Ecco, è giunta l'ora che i profeti avevano annunziato.
Giuda, Giuda, gli anziani del popolo ti hanno adescato e tu hai ceduto all'esecrando fascino del denaro. Ma lui ti ama ancora. Maria aspetta nel cenacolo Gesù e i suoi discepoli, ma la sua anima è pervasa da uno sgomento infinito. L'ora della grande tragedia sta per scoccare e la spada annunziata dal santo vecchio Simeone è già pronta. Gli empi si sono coalizzati contro il Cristo e ora si preparano a trafiggere il suo cuore di madre senza macchia. Cosa c'è, Maria? Cosa c'è? Cos'è che ti turba così tanto? Ascolta, Maddalena. Perché questa notte è diversa da tutte le altre? Perché una volta eravamo schiavi e ora non lo siamo più. Questa è la notte di Pasqua, Maria. Questa Pasqua che Gesù è venuto al mondo. Ma cosa vuoi dire? Vieni qui con me. Quando l'ho partorito, ci trovavamo a Betlemme con Giuseppe per il censimento. Nessun albergo poté ospitarci, perché non c'erano posti. E così trovammo rifugio in una gelida grotta. Lì lo avvolsi in fasce e lo deposi in una mangiatoia. Un angelo del Signore annunciò la nascita di Gesù a tutti i pastori che si trovavano in quella regione. Ed essi accorsero pieni di gioia. Poi vennero i magi. E gli portarono in dono oro, incenso e mirra. Che grande dono ti ha fatto Dio, essere la madre di suo figlio. Sì, il dono più grande della mia vita, ma anche il più grande dolore. Quando nacque, mi fu rivelato quale futuro era riservato alla mia creatura. Ad ogni ora che passava, un amore e un dolore si alzavano come onde in un mare in tempesta nel mio cuore. Questo seno gli diede latte, amore e lacrime. Queste mani accarezzavano con tenerezza i suoi piedini feriti. Quando cadeva a terra, quando cominciò a muovere i primi passi, queste labbra lo baciavano con amore di mamma. Ma stanotte tutto cambierà. Non potrò più stringere tra le mie braccia il mio bambino,
me lo porteranno via. E lo uccideranno. Lo uccideranno. Lo porteranno via. Maria, ma cosa dici? È così. Mio figlio verrà tradito, martoriato ed ucciso. No, io non lo permetterò mai. Lo difenderò fino alla fine dei miei giorni. Maria, tuo figlio sta arrivando. L'ho visto dalla finestra. Mio figlio è qui. Adesso asciugati queste lacrime, Maria. Non vorrai che Gesù ti veda così. Grazie, Maddalena. Sei il mio conforto. Pace a voi. Gesù, finalmente sei arrivato. Tua madre mi ha parlato di quando eri bambina. Oh, madre. Anche se sei cresciuto, sei sempre il mio bambino. Madre mia, stammi vicina. L'ora è arrivata. Io sarò sempre con te, figlio mio. Fino all'ultimo. Non ti abbandonerò mai. Sei nel mio cuore. E tu nel mio. Maestro, i tuoi discepoli sono arrivati. Vado ad aprire la porta. Pietro! Madre, Gesù ti ha detto che siamo stati a Gerusalemme e che è stato accolto dalla folla come il figlio di Davide. Sì, madre. Dovevi vedere come lo acclamavano. Faremo una grande festa, maestro. Giovanni, ma dove sono gli altri? Stanno salendo. Filippo, allora è qui che festeggeremo la Pasqua. Sì, Andrea. Come vedi è tutto pronto. È arrivato il momento di festeggiare, maestro. Maestro, siamo felici di passare la Pasqua con te. E io ho desiderato con tutto il mio cuore di dividerla con voi. È per questa Pasqua che io sono venuto al mondo.
Per noi è una grande gioia celebrare questa festa con te, Rabbi. Benedetto sei tu, Signore Dio nostro, Re dell'universo. Benedetto sia il suo nome. Che ci hai scelto fra tutti i popoli e ci hai donato la Pasqua. Amen. Oggi è nostro dovere ricordare la liberazione degli ebrei. In quel tempo il faraone d'Egitto ci costrinse alla schiavitù. A quel punto il Signore Dio, accortosi della nostra sofferenza, operò grandi prodigi, facendoci uscire dall'Egitto e rendendoci liberi. I cibi che mangeremo non sono altro che dei simboli che ci ricordano l'intervento liberatorio di Dio. Queste erbe amare ci ricordano il dolore sofferto dal nostro popolo durante la schiavitù. L'Arosat ci ricorda la malta con la quale i nostri padri preparavano i mattoni per le costruzioni del faraone. L'agnello, invece, ci ricorda quando l'angelo di Dio, mandato a colpire i primogeniti egiziani, passò oltre le case, le cui porte erano state segnate con il sangue di un agnello. Infine quest'azima ci ricorda che al momento dell'uscita dall'Egitto i nostri padri non ebbero il tempo di far lievitare il pane. È dunque nostro dovere ringraziare e lodare colui che ci ha condotti dalla schiavitù alla libertà, dalla morte alla vita. Salmeggiamo nel suo nome. Lishana Baha Birushalachim. Lishana Baha Birushalachim. Beviamo. Benedetto sii tu, Signore Dio nostro, che hai creato il frutto della terra. Benedetto colui che ha creato il frutto della terra. Ecco il pane della sofferenza che i nostri padri mangiarono in Egitto. Oggi io vi condurrò dalla schiavitù della morte alla vita eterna. Per voi da ora, questo non sarà più il pane del passaggio dei nostri padri dalla prigionia alla libertà. Questa Pasqua è per voi oggi il passaggio dalla prigionia della morte alla libertà della vita. Questo è il pane della vita. Chiunque mangia questo pane vivrà eternamente. Prendete e mangiate. Questo è il mio corpo. Fate questo in memoria di me. D'ora in avanti, questo calice non sarà solo il memoriale sacramento del patto che Dio suggellò con i nostri padri. Questo è il mio sangue, il sangue della nuova alleanza che sarà versato per tutti gli uomini.
Fate questo in memoria di me. Benedetto sii tu, Signore Dio nostro, che hai creato il frutto della vigna. Benedetto sia il suo nome. Io non tornerò più a bere con voi il frutto della vite, finché non sarò entrato nel regno di mio Padre. E lo berremo insieme. Gesù, chi sarà il primo ad entrare nel tuo regno? Il più grande, forse. No, Andrea, ti sbagli. Forse sarà colui che sa amministrare meglio. Chi vuole essere il primo si faccia ultimo e servo di tutti. Il maggiore sia come il minore. Il capo, invece, come colui che serve. Io non sono venuto per essere servito, ma per servire e dare la mia vita per voi. Voglio darvi un altro esempio. Andrea, vieni qui. Immergi i piedi nell'acqua. Ma, maestro, che cosa vuoi fare? Fai come ti ho detto. Tommaso, Giacomo. Filippo. Giovanni, mio discepolo prediletto, vieni anche tu. Arrivo, Rabbi. Pietro. Pietro, vieni. Tu vuoi lavarmi i piedi? Ciò che ora faccio, tu adesso non puoi capirlo. Non mi laverai i piedi. Mai. Se non ti lasci lavare i piedi, Pietro, non avrai parte con me. Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani,
ed il capo. Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi, se non i piedi, ed è interamente puro. E anche voi siete puri. Ma non tutti. Non tutti lo siete. Bartolomeo. Giacomo. Taddeo. Simone. Matteo. Giuda, vieni anche tu. Eccomi. Ritorna in te, Giuda. Provvediti di quello che stai per fare. Non capisco. Maestro, cosa vuoi dire? Tu lo sai cosa voglio dire. Benedetto sei tu, Signore Dio nostro, che ci hai ordinato di lavarci le mani. Benedetto sia il suo nome. In verità vi dico che uno di voi sta per tradirmi. Signore, chi sarà mai? Rabbi, chi sarà a tradirti? Sono io, mio signore. Maestro, sono forse io. È tutto così strano, Filippo. Sono forse io, maestro. L'hai detto tu, Giuda. Rabbi, sono tanto triste. Chi di noi ti tradirà? Sarò forse io. Quello che indingerà il pane nella scodella insieme con me. Sarà lui a tradirmi. Di chi parla? Non lo so, Pietro. Quello che devi fare, Jude. Fallo presto.
Torna da lui, Giuda. Lui ti perdonerà. Ma dove va? Non lo so. Forse al tempio. Forse sta andando a Getsemani. Il figlio dell'uomo se ne va come era prescritto. Ma guai a colui che tradisce il figlio di Dio. Sarebbe stato meglio per lui che non fosse mai nato. Non resterò ancora molto tempo con voi. Voi mi cercherete. Ma dove io andrò? Non potrete seguirmi. Signore, dove vai? Dove io vado, Pietro? Tu ora non puoi seguirmi. Mi seguirai più tardi. Signore, perché non posso seguirti fin d'ora? Darei la mia vita per te. Daresti la tua vita per me? Pietro, immeritati dico che il gallo non canterà prima che tu mi abbia rinnegato 3 volte. No, maestro, mai. Cosa dici? Lo vedrai. Io non potrò mai rinnegarti. Perderete tutti la fede. Il pastore sarà percosso e le pecore si disperderanno. Se perderanno fiducia gli altri, vedrai che io Pietro. Non... Pietro. Io ho pregato per te. E quando ti sarai riavuto, dovrai tu a tua volta ridare la forza ai tuoi fratelli. Io vado a prepararvi un posto. Ma poi ritornerò a prendervi. Affinché dove io sarò, siate anche voi. E dove io vado, voi conosciate la via. Signore, non sappiamo dove vai. Come possiamo conoscere la via? Io sono la via. La verità è la vita. Nessuno può andare al Padre se non per mezzo di me. Mostraci il Padre, maestro, e ci basta. Filippo, chi ha visto me ha visto il Padre. Credetemi, io sono nel Padre. E il Padre in me. E come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Ed ora vi lascio un nuovo comandamento. Che vi amiate l'un l'altro. Nel modo in cui vi ho amato io. Non c'è amore più grande di questo. Dare la vita per la salvezza di un amico. E se vi amerete in questo modo, tutti vi riconosceranno come miei discepoli. L'ora è arrivata. Glorifica il figlio tuo, perché il figlio
figlio glorifichi te. Conserva nel tuo nome benedetto quelli che mi hai affidato, non soltanto loro. Proteggi tutti quelli che avranno fede in me attraverso loro. Io sono la via, la verità e la vita. Prendete i vostri mantelli e andiamo. Maddalena, stai vicina a mia madre. Dalle conforto nelle ore che verranno. Gesù, tu mi hai salvata dalla lapidazione ed io da quel giorno ti ho sempre seguito, calpestando senza alcuna esitazione l'opinione che gli altri avevano di me. Tu mi hai risanata da ogni mio peccato e mi hai assicurato il tuo totale perdono. Ed io, come tua umile serva, corrisponderò fedelmente a ciò che mi hai detto. Maddalena, ti è stato perdonato molto, perché hai amato molto. Figlio mio, fatti abbracciare dalla tua mamma. Io sono con te. Ed io con te. Sia fatta la tua volontà.